Buonasera a tutti, diamo il benvenuto all'astro presentatore, il più amato della televisione italiana, Harry Scotti! Ciao Alessandro, sei pronto per il quiz finale di stasera? Sì, Harry, sono pronto. E come pensi che userai i 2 milioni di lire del premio? Penso che li userò per andare a vedere finalmente i Rammstein nella Fairway Zone. È una vita che lo sogno. Bene Alessandro, sai come funziona il quiz? 10 soggetti, 10 risposte. Sì. Ok, puoi mettere le cuffie ora. La domanda di oggi è: se non esistesse la parola metal, che generi farebbero queste band? Iniziamo con la prima band, Metallica. Power rock americano. Korn. Funky. Napalm Death. Noise rock. Black Sabbath. Garage rock from UK. System of a Down. World Music. Slayer. Punk rock. Electric Callboy. Italo disco. Thin Troll. Liscio. I tuoi beniamini Rammstein. Kraut rock. Vasco Rossi. Heavy metal. Buonasera a tutti qui alle Cuoghi per un'altra puntata di quelle belle succose che ci piacciono tanto. Intanto se vi è piaciuta l'intro potete già mettermi un commentazzo. Ci ho messo 10 ore tipo a montarla, ho provato il green screen, insomma spero che vi abbia strappato una risata, che vi sia piaciuta. Comunque andiamo subito al bandolo della matassa. Avrete letto il titolo, avrete detto di cosa parla oggi Ale? Si parla proprio dell'odio recondito che lo Stato italiano, i mass media italiani hanno per il nostro genere musicale preferito, che è il metal. Ma vedrete che non solo al metal si può ricondurre l'odio italico, che potremmo definire per la musica alternativa, quella fuori dagli schemi. Andremo a fare oggi una piccola passeggiatina in quest'odio e nei motivi che lo hanno fatto scaturire proprio nel nostro paese. Che sfiga, no? Ce ne sono anche degli altri, però noi abitiamo in Italia, quindi parliamo di questo. L'argomento di cui vi parlo oggi mi è venuto in mente leggendo un giornale di Reggio che parlava del blasonatissimo live che Rammstein, gruppo storico dell'industrial tedesco, se non li conoscete mi sembra strano che siate qua sul mio canale, quindi diciamo che non sto neanche a spiegare chi sono, che si terrà nella RCF Arena di Reggio Emilia. Sono previste dalle 50 all'80 mila persone. I Rammstein sono una delle band più famose in ambito metal, e su questo articolo di giornale hard rock, io già mi vedo Bon Scott ribaltarsi nella tomba: no rega, l'hard rock lo facevamo noi con gli CDC, i Rammstein fanno metal, perché non lo scrivete nel titolo? Perché non lo scrivono? Perché fa paura. E perché fa paura? A questa domanda ho riflettuto molto prima di fare questo video, fino ad arrivare ai tempi in cui, chi segue il mio canale da un po' lo sa, io insegnavo all'università, ero assistente al professore e facevo lezioni a delle classi di tecniche di laboratorio virologico. Una delle prime classi che ho avuto in mano mi hanno brancato subito chiedendomi: tu Alessandro sei un metal? Un metallaro, avevo già i capelli lunghi, insomma, le orecchine eccetera eccetera, si vedeva. Sì, si dice metallaro, però non si dice sei un metal. Ma sei anche satanico? Satanico? A parte che si dice satanista, però cosa vuol dire satanico? Sai, perché il metal è anche satanico. Parti con tutta la digressione che voi stessi che state guardando questo video avete fatto 2000 volte con gli estranei al genere, quindi spiegare che è una cosa del satanismo e del metal non è strettamente correlata. Bene, da qua la risposta alla domanda: perché il metal fa paura in Italia? Perché per l'Italia il metal sono le bestie di Satana, dove in pratica i mass media hanno parlato di questo gruppo di metallari fanatici degli Slayer e anche di altri tantissimi gruppi di metal estremo che hanno
compiuto delle efferatezze inenarrabili. Chiaro che lì sia stato posto molto l'accento sugli ascolti musicali di questi, definiamoli, ragazzini. Ho trovato per esempio un video interessante, ve ne metto uno stralcio, dove il giornalista tentava anche di difendere i metallari, dicendo una roba tipo: sono brutti e cattivi, ma non tutti sono assassini. Magari amano la musica metal, si tatuano la pelle, portano borchie e capelli lunghi, ma non per questo diventano assassini. È la cronaca nera. Per l'Italia il metal equivale quantomeno all'80-85% alla cronaca nera delle bestie di Satana. Inoltre, la figura stessa del metallaro, che spesse volte non si veste in modo convenzionale, è vista come quella di un delinquente. Perché ora, come dicevo nell'intro, determinate band vengono definite rock. Adesso la parola rock è sdoganata, ma andando un po' indietro nel tempo, sempre in Italia, la parola rock era un tremendo tabù. Pensate che una delle prime volte che sono venuti i Black Sabbath in Italia, prima volta in Italia, il grandissimo gruppo pop britannico. Manco i Beatles! Andando ancora più indietro nel tempo, quando la parola rock non era ancora sdoganata, parlando di anni 70, noi avevamo delle realtà rock estremamente forti. Pensiamo al prog rock italiano. Band come la PFM, come il Banco del Mutuo Soccorso, le Orme e via discorrendo. Erano band di una caratura assoluta e facevano rock. Per la società di allora, queste band erano musica leggera. Anche band più definibili come pop, vi faccio un esempio, i Pooh, suonavano rock. Pensate che Dodi Battaglia ha la sua Fender Stratocaster Signature, ok? Che vuol dire che c'è la sua Stratocaster che si chiama Dodi Battaglia, che gliela fa la Fender. Non sono mica degli scemi, quelli della Fender. Altro esempio, Enrico Ruggeri era nato molto aggressivo. C'è una delle mie canzoni preferite di Ruggeri che si chiama Punk Prima di Te, ok? E se andate a vedervi il video, cioè, c'hanno i braghini come gli Iron Maiden negli anni 80, c'è dei lavori incredibili. E dopo c'è entrato un discorso di soldi, quindi si sono virati tutti molto verso la canzonetta d'amore, quella un po' più orecchiabile e più facilmente fruibile. Quindi diciamo che non è solo il problema della parola metal in Italia, anni addietro è stato anche il problema con la parola rock. Pensiamo anche ai vari concerti che sono stati censurati, partendo dallo storico concerto cancellato di Marilyn Manson fino a quelli degli Impaled che non riescono più ad andare da nessuna parte. Perché è chiaro, per una struttura sia comunale che di mass media è più facile ospitare un trapper che parla di piuttosto che Marilyn Manson che in una canzone dice: la televisione è diventato il vostro dio. Cara vecchia Italia! Quindi, il significato di questo video, pur avendo io voi che siete un audience molto metal, sarebbe quello di andare anche a stimolare il pensiero di persone che metal non sono, o che il metal non ascoltano, che magari si possono anche avvicinare al genere. Poi c'è sempre chi può pensare che il metal debba essere una cosa elitaria, però secondo me l'idea del metal era quella di dare proprio voce alla popolazione. Hai dei problemi? Sputali in un microfono. Sei arrabbiato? Fai un blast beat. Cioè, il metal è proprio nato per sfogare i propri sentimenti. E così dovrebbe continuare a essere, senza troppe censure o imposizioni del caso. Bene, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Ale Cuoghi.